Ho imparato molto questa sera. Ho imparato, assaggiando l'olio italiano, che posso sentire con la bocca ed è qualcosa che voglio approfondire. Se anche gli americani, che fino a qualche anno fa conoscevano l'olio giusto per friggere hamburger e patate, cominciano a capire cos'è l'extravergine, la strada per un altro pezzo di Made in Italy può definirsi veramente aperta. Anche grazie a un insegnante d'eccezione, perché Orietta Gianiorio, oltre a essere una brava sommelier di olio, conosce tutte quelle regole dell'intrattenimento che ne fanno una buona presentatrice, come nell'incontro tenuto all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Ma quanto ne capiscono davvero gli americani di olio? La mentalità americana del grande è meglio, quindi della quantità piuttosto che della qualità, è molto difficile da sradicare. E anche perché sfortunatamente le associazioni che si dovrebbero occupare della qualità dell'olio d'oliva mancano di informazioni nei confronti del consumatore. E se negli Stati Uniti l'olio più conosciuto è quello toscano, ci sono ampi margini di penetrazione anche per l'olio pugliese. L'olio d'oliva pugliese non ha bisogno di presentazioni, è un prodotto fenomenale. L'olio d'oliva pugliese è forte, è quel pungente, un po' amaro. Sfortunatamente gli americani conoscono solo il prodotto toscano e quindi bisogna un po' insegnargli che la Puglia produce un olio d'oliva fenomenale, che vale la pena provarlo. Una consapevolezza tale che l'olio, gli americani, stanno cominciando a farselo da soli. E se quello californiano diventasse migliore del nostro? Ci sono dei produttori che stanno facendo un grandissimo lavoro, un lavoro di grande qualità, delle associazioni che stanno facendo che stanno ottenendo degli ottimi risultati. Ora, che possa competere con quello italiano, non lo so,